Bravissimo. Sono dentro, Alan, e consideri che io non faccio tagli, semplicemente perché non è la CNN, è una chiacchierata come tra amici al bar, Va in bene. senso letterale. Alan, le propongo, le dicevo, un antipasto, qualche minutino, il tempo di andare in un posto, poi prendo uno stop tecnico, le ho spiegato privatamente perché, e poi se lei avrà ancora voglia e tempo, magari qualche altro minuto, un pizzichino più giù perché esce il ciuffo. Bravissimo, bravissimo. Alan, il mio racconto che ho già fatto con, forse gliel'ho detto, con il CT dell'Under 21, prescinde per me. Alan è soltanto uno che ha lavorato nello sport a San Marino, no? E quindi mi piacerebbe che mi raccontasse la magia, la particolarità. Vede, lei conoscerà di firma Massimo Boccucci, capo ufficio stampa. Allora, con Massimo, per scherzo, dico, ma dico sul serio, dico, Massimo, San Marino è una realtà che non esiste, lo vuoi capire? 33.000 abitanti. Io sono a Reggio Emilia, ci sono dei comuni più grandi, Correggio, Scandiano. E lui mi dice, ma se non esiste, perché la vuoi raccontare? No, dico, è magia. Ma non mi venire, non fare il filtro nei confronti di 33.000 abitanti. Chiusa parentesi, questa è una battuta che È faccio. vero, è vero. Intendo Alan, a occhio, in generale non siete dei Cristiani Ronaldo, non siete così concupiti dai media, non siete così inseguiti. Allora, a occhio, poi mi aiuterà lei, fate tutti altri mestieri. Io non so, non ricordo chi sia il CT del calcio normale, no? Chi è? Mi aiuti. Ora, intanto faccio una premessa. Calcio sammarinese è una realtà, diciamo così, rispetto a quella che ho vissuto io. Io ho allenato nel calcio femminile, che è una squadra di club che porta San Marino nel nome, ma in realtà è una squadra di club a tutti gli effetti nel calcio, che compete nel calcio italiano sostanzialmente. È chiaro che sì, ho fatto l'allenatore lì fino a maggio, diciamo, fino all'ultima campionato, poi diciamo che si è interrotto il mio rapporto con la San Marino Academy, però è all'interno chiaramente di una realtà, quella sammarinese, chiaramente di nicchia. E adesso il CT della nazionale maschile attualmente è Costantini, che è un allenatore sammarinese che ha da poco preso l'incarico Ecco, sostituto. Alan Conte, mi scusi, a occhio, Sì. il dottor Costantini o professor Costantini, io faccio qualche volta satira, è tipico delle redazioni Alan scherzare, no? Anche io lavoro da solo, quindi scherzo da solo. Ma intendo, a occhio non vive di pallone, o se vive di pallone non è che ha Non, ingaggio. a questa domanda non so rispondere, nel senso che Ah, non è un ambito mio, nel senso che la nazionale è cosa ben diversa dal club in cui ho allenato. Sono due entità molto distinte. La Federazione Sammarinese lavora con la nazionale maschile, mentre il club San Marino Academy, dove ho allenato io, fa parte proprio della Federazione Italiana sostanzialmente, quindi è un club affiliato alla Federazione Italiana. Però scusi, ma chiaramente sono tutti i ragazzi della nazionale o comunque sono molte, molte persone che lavorano normalmente di giorno e poi dopo si trovano a competere sicuramente con campioni di calibro mondiale nelle competizioni internazionali con la nazionale. Questo senza ombra di dubbio, sì. Alan, mi aiuti. Alan Conte, intanto due robe su di lei, quanti anni ha, che lavoro fa, se ne va, da quanto è nello sport, tempo libero, qualcosa su di lei, qualche minuto in cui le lascio la parola per spiegare vita, morte e miracoli di chi ho davanti. La Poi prima ritorno con Andy. cosa che spiego sempre è come si pronuncia il mio nome, che generalmente si sbaglia. Quindi io, co come lei, tutti mi chiamano Alan, ma il mio nome si pronuncia Alain. Corretto. Però Alla ormai sono abituato negli anni a pronunce di ogni tipo. Alan è quella più classica, è quasi la preferisco a tante altre. 37 anni, lavoro in banca. E sono un impiegato quale? consulente finanziario. Me la rivela quale?
i dati sensibili che fanno arrabbiare. No, non posso. Vede Alain, la satira preventiva che io faccio. Non posso. Però è un grande istituto della nostra terra, diciamo così. Quindi lo trovo a Reggio Emilia, non è mica detto. Lo trovo, sicuramente. E poi qualcosa sul tempo libero e sul suo privato, sposato, fidanzato, figli, mestieri dei genitori, della compagna, queste robe qua, solo se le va ovviamente. No, io non sono né sposato, vivo di passioni e di calcio, diciamo così, quindi... abito da solo da qualche anno e vivo, diciamo così, ripeto, a Cervia, e lavoro a Rimini e da 4 anni ho allenato per 4 anni la squadra della San Marino Academy, che ha militato fino a quest'anno in Serie B femminile, partendo dalla C nel primo anno e arrivando fino alla Serie A femminile nella scorsa stagione. E mi occupo anche da ricordo, perché ho visto che retrocessi insieme al Bari, no? 2 anni fa, sì. un anno fa siamo retrocessi all'ultima giornata. Era lei l'allenatore? Ero io, sì, io ho fatto le ultime 4 stagioni. Siamo al primo anno siamo saliti in B, il secondo anno siamo saliti in A, un po' più su perché il ciuffo si va. E dicevo, siamo saliti in B, poi in A, e la scorsa stagione siamo retrocessi all'ultima giornata, e quest'anno in realtà non avevo cominciato la stagione, poi dopo 5 giornate invece mi hanno richiamato perché l'allenatore in corso. Chi era? Al posto suo chi era? Se posso. C'era Alessandro Recenti. Un'altra cosa, caro Alain Conte, la magia, no? Adesso fuori di scherzo, fuori di metafora, fuori di satira, la magia, la Repubblica, il Titano, lo Stato, penso a, ma non è uno Stato, al Principato di Seborga, che è in provincia di Alessandria, di cui ho letto per caso sul secolo XIX da collaboratore da Bonat. Voi siete uno Stato, quindi dietro c'è uno Stato, uno staterello. Sì. Dico, è un valore aggiunto, dà emozioni superiori, oppure le emozioni si attenuano rapidamente? Ma no, le posso dire che sicuramente sono stati 4 anni molto intensi, ma perché chiaramente poi vincere aiuta a identificarsi molto nella realtà che si vive, e chiaramente avere queste piccole particolarità di essere comunque una squadra che rappresenta, di fatto abbiamo rappresentato nel campionato italiano un piccolo stato che ha una storia, la Repubblica più antica del mondo, San Marino, quindi definita anche l'antica terra della libertà, e sicuramente ci ha identificato per certi versi, ci ha dato anche una mano quando ce la siamo giocate con realtà molto più grandi di noi e con dei bacini di utenza molto più importanti rispetto al calcio femminile. Sicuramente è un plus che ha aiutato nella nostra avventura, ed è sicuramente qualcosa che ha solo San Marino, perché comunque ha una caratteristica che fa parte di questa terra, che dà qualcosa in più a chi porta quella maglia. Alain, mi racconti l'atmosfera, no? Dove giocate? Le donne giocano a Serravalle? No, allora, noi abbiamo giocato, il nostro campo di casa è lo stadio di Acquaviva, che è un campo che è stato completamente rinnovato proprio quando sono arrivato io, in quell'anno lì, lo stesso anno, nel 2018, l'abbiamo inaugurato noi con la partita inaugurale. È uno stadio in campo sintetico, ma di nuova generazione, le tribune sono state costruite nell'arco di queste stagioni, ed è uno stadio all'avanguardia, assolutamente una chicca. Per quanto riguarda il calcio femminile, secondo me è una delle strutture più belle che c'è, diciamo, almeno nei campionati di B sicuramente, a volte è stata anche secondo me migliore di alcune strutture di Serie A per quello che ho visto io. È anche vero che abbiamo vinto 2 partite di Serie A, le 2 partite che abbiamo vinto in casa le abbiamo vinte allo stadio di San Marino, lo stadio di Serravalle, che è sicuramente lo stadio olimpico di San Marino, è chiaramente è la culla del calcio sammarinese, la casa anche della nazionale di San Marino, ed è stata sicuramente la prima vittoria in Serie A che abbiamo fatto col Florenzia,
nell'ottobre del 2020, direi, sì. L'abbiamo ottenuta al San Marino Stadium, sicuramente è stata un'emozione veramente, veramente importante, perché in una cornice, nonostante il Covid, che purtroppo ha limitato il pubblico, è stata una cornice chiaramente molto suggestiva, sicuramente un ricordo molto importante. Alain Conte, sempre alternando serietà a satira, no? Mi veniva da fare una battuta, forse è stata l'unica vittoria. Io ricordo che in coda alla classifica c'erano Bari, tipo con 2 punti. San Marino non ricordo, rischio la gaffa. Siete arrivati in doppia cifra, mi aiuti? Sì, siamo retrocessi di un punto sostanzialmente, perché... Ah, no, mi scusi. No, allora abbiamo... ci sta. Ho sbagliato sul Bari. No, noi abbiamo ottenuto 2 vittorie in casa. Sì. E a San Marino Stadium, una col Bari, una col Florenzia, poi abbiamo ottenuto una vittoria alla penultima giornata in casa del Bari e sì, 3 pareggi in casa col Napoli, a Verona e in casa del Florenzia. E è quella che si... siamo retrocessi all'ultima giornata, perché il Napoli ha vinto a Roma, ha pareggiato con la Roma, e noi invece abbiamo perso in casa 2-1 con la Fiorentina. Però diciamo, certo, che i mezzi che avevamo, e sicuramente la squadra che sostanzialmente aveva confermato quasi tutto il gruppo che aveva vinto dalla C alla B, con qualche innesto, sicuramente è stato, salvarsi sarebbe stato veramente uno scudetto. Per noi ci siamo andati molto vicini, qualche cosa non ha girato bene, però direi che abbiamo fatto un campionato secondo le aspettative, che cioè era giocarsela fino all'ultima giornata. Ce l'abbiamo fatta, purtroppo non è finita come volevamo. Alain Conte, una cortesia ulteriore che si presta alla mia satira, no? Ai massimi livelli, ma anche al calcio a 5 femminile, sono andato alla Coppa Italia a Pesaro, no, a Rimini. Ho chiesto all'addetto stampa di raccontarmi nomi, di additarmi le ragazze, di dirmi quanti anni hanno, che lavoro fanno e la nazionalità. Alla fine, il giorno dopo, mi ha chiamato risentito e mi ha detto: ma Vanni, scusa, ma t'ho detto che non voglio la mia voce. Non ha detto, scusa, ma stiamo parlando di calcio 5 femminile, Coppa Italia, ma perché non devo chiederti con la tua voce, non posso pubblicare la tua voce, chi sei, il portavoce del Presidente della Repubblica? O la deontologia, ma stia scherzando. Dico, satira preventiva, quando io chiedo a chiunque, per favore, mi dice in base al minutaggio l'undici base della stagione, allora le risposte sono: ma non c'è un undici base, non c'è un modulo base. E sa che tanti allenatori dicono: ma quelli sono numeri. Non sono numeri, ti sa fatica a pronunciare, guarda sul sito, c'è tutto un... Ai massimi livelli, anche in Serie C, c'è una, come posso dire, fra dei suoi colleghi, allenatori, addetti, procuratori, no? Io su questo faccio il teatrino giorno e notte. Nel senso che mai dare informazioni come fossero informazioni segrete, semplicemente A, non vi ho mai visto, B, non conosco le ragazze, C, magari ascoltando il top 11, magari se una ha debuttato in nazionale mi dice qualcosa, il nome. Il top 11, cioè la stagione in A, in base al minutaggio, mi piacerebbe che mi tracciasse le titolari. Portiera era? Allora, il portiere era Ciccioli. Di nome? Ciccioli Gloria, che quest'anno era all'Empoli. Bravissimo, ma soprattutto al di là del prima e del dopo, quanti anni ha e di dov'è come origine ciascuna ragazza? Allora, Gloria è marchigiana, è un 2000, mi pare. Perfetto. Le 4, che modulo usava? 4? 4-4-2, 4-2-3-1, ma sostanzialmente eravamo molto spesso sotto la nostra linea del metà campo, quindi è difficile identificare un modulo. Diventava un 6-2-2. Esatto. No, insomma, però di linea un 4-2-3-1 e con i due set. Le 4 che hanno giocato di più sempre. Dietro erano Giulia Montalti, che era il laterale destro, centrale. Di dove? Com'è? Quanti anni ha e di dov'è? Allora, di Cesena, è una 92. Ok, poi? E poi giocavano Alessia Venturini, che è una 93 di Mantova. Ok. E Shino Kunisawa, che invece era una ragazza del 91 giapponese. E a sinistra giocava Aurora De Santis o Martina Piazza. Allora, Aurora De Santis è una 2000, sempre marchigiana, e Martina Piazza invece
pare che siano 94 di Friulana. Ottimo, poi e le 4 di centrocampo? I due centrocampisti erano Viola Brambilla, che è lombarda del 95, 94. La provincia la gradisco, non voglio, mi piacerebbe il paese. Lei sa che Monza forse. Monza. Avanti, forse. Anno 94-95. Avanti. L'altra centrocampista, allora. Sai che adesso ho un vuoto. Vabbè, ma non importa, abbiamo tutto il tempo. Non è la stessa. Pensi che ho fatto nell'intervista al CT dell'Under 21, gli addetti stampa mi hanno detto: fammi una cortesia, leva quando gli hai chiesto il top 11 di ogni tempo, perché non era preparato, fa brutta figura, volevo dire. Basta. No, nel senso, non è nulla, è il nulla. Cioè, parliamo di una realtà piccola, su media piccolo, se non faccio un titolo, e non è mia intenzione, se non faccio un titolo a chiappa click, è una roba che guardano i 20, non esponiamo nessuno. A una... Allora, guardi, probabilmente ha giocato, adesso lì diciamo che il centrocampista vicino a Viola ha girato molto, però... Sicuramente ha giocato molte partite Azzurra Corazzi, che è una 2001 di Firenze. Ok, poi? E poi, che era della Fiorentina, quindi era in prestito. A destra giocava il capitano, che è Jessica Menin, che è una 89 sammarinese argentina, che è il capitano della squadra. Ha una metà sammarinese, metà argentina. E poi giocava... Karim Muya, che è un inglese del 95, mi pare, di Manchester. E a sinistra giocava Giulia Baldini, che è una ragazza di Imola del 94. E davanti giocava Raffaella Barbieri, che invece è la nostra punta centrale di Torino del 95, mi pare. L'ho persa, mi sente?